Allora, le dico giocattoli, cosa le viene in mente? Giocattoli, mi viene in mente base Woody. E il suo ruolo nella Pixar, negli studios? Io dunque ero supervisore tecnico di Toy Story 3, quindi mi sono occupato di tutta quella che è la parte più tecnica, di creare modelli, articolazioni, luci, eccetera. Quindi responsabile e supervisore di quelli che sono poi gli smanettoni al computer. Qual è stato il suo percorso all'interno della Pixar? Ho iniziato su Toy Story 2 come modellatore e articolazioni, poi dopo aver lavorato per 3 anni su Toy Story 2 ho lavorato su Monsters Inc. Poi mi sono occupato di software per un po' di tempo e poi ho iniziato nel 2007 con Toy Story 3. Quando è nata questa passione, diciamo, anche per questo tipo di lavoro? Che, insomma... Ma io ho sempre avuto la passione per la computer grafica dai tempi del 83-84, quindi parecchio tempo fa, quando erano usciti i film come Tron, film che avevano per la prima volta usato la computer grafica. E quindi mi ero appassionato un po' a quello che si poteva fare col computer. Poi negli anni mi ero cimentato appunto a scrivere programmi di CAD, di grafica tridimensionale, poi c'erano sempre i video della Pixar, giravano il short che avevano fatto nei fine anni 80, e quindi un po' era sogno lavorare lì, perché è sempre stato considerato un po' il tempio della computer grafica. Si sente più un sognatore o un creatore di sogni? Un po' tutte e due, forse creatore di sogni. Quanto...